Fermi, fermi! Ragazzi, 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 ragazzi! Ehi, 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 un momento! Siete troppo piccoli, dateci un taglio! Dividetevi il tramezzino, occupate la bocca con qualcos'altro! Non potete sbaciucchiarvi così come se niente fosse! No, non mi piace! Sono troppo piccoli, non possono comportarsi così! Pipita, ti mancherò! Sì, tutti mi mancherete! Sì, però in ordine, io ti mancherò di più, non è vero? Ciao! Sono felice di vederti! Come stai? Ci tengo a dirti che mi dispiace davvero tanto che tu te ne vada. Mi mancherai molto. Grazie. Sofia. Senti, Bata, se sono uscita dalla tomba in cui mi hai sepolta, è solo per Pepita. Su, andiamo. Ma... Sofia. Lasciala, lascia che le passi la rabbia. Ricorda di non rovinare la festa a Pepita e la sua festa di addio. Avanti, su con la vita. Cantiamo, ragazzi, balliamo. Facciamo qualcosa di più divertente. Maya, possiamo parlare un secondo? No. Scusa, questa festa. Senti un po', non vedi che ci sta provando con me Vieni questa ragazza? Vieni ancora per molto. Che c'è, Nicola? Certo, provaci ancora. Voglio parlarti di Mattias. Non voglio parlare di Mattias, è un traditore. Non ne parlo più, chiaro? Un tempo para empezar y esa herida que jamás llegarás a curar. Un beso que no será perfume de tu cuerpo para olvidar. Sì. È buono il cioccolato, no? Ne vuoi un altro pezzo? Va bene, certo, grazie. Dimmi, Amélie. Cosa? Tutto bene con l'amore della tua vita? Qui? Con mio marito? Sì, suppongo di sì. Sì, tutto bene. Il fatto è che... Beh, come ti ho detto, lui ha problemi di salute e questo mi preoccupa un po'. Ah, ne vuoi parlare? Preferirei di no. Va bene, certo. Scusami, hai un pezzetto di cioccolato? Qua? Sì, lascia che te lo tolga. Ai. Fatto, sì. Perché mi guardi così? Perché ti trovo incredibilmente bella. Beh, vediamo. Prova un'altra volta, piccola. Sì. Federico! No, tesoro, no. Come un sergente di cavalleria, no! Voce rotta dal pianto, lamentosa, come una povera disgraziata che è stata maltrattata dall'amore e dalla vita. Vediamo. Federico! No! Così diventa sordo, stupida! No. Tesoro, un pianto contenuto, sì. Sì. Ecco, come una principessina che è stata appena detronizzata. Avanti, stoica! Però contenuta, stoica, ma contenuta, vediamo. Labbro superiore, tremolio, fammi vedere. Ecco, così va bene. Okay. Ora lo chiami e gli ripeti ogni parola che ti ha detto la mamma. Avanti. Sì. Delfine, finalmente ero preoccupato. Sì, Federico. Scusa se non ho chiamato prima o se non ti ho risposto. Il fatto è che... stavo molto male e poi non posso togliermi dalla testa la scena orribile a cui ho dovuto assistere. Va bene, vengo a prenderti. No, non importa, non ti disturbare. Non ce n'è più bisogno. Perché, che vuoi dire? Tutto quello che è successo mi è servito per pensare. Mi sono resa conto che sono arrivata alla conclusione che non, tra noi è una farsa. Una menzogna. Non ho bisogno di vivere questo. Non posso sopportare questa situazione. In realtà quello che ho visto fra te e Florencia è molto più di quello che posso tollerare. Quindi io ti voglio dire che tra noi è tutto finito. Ormai non possiamo più stare insieme. Hai sentito quello che ti ha detto? Sì. Sì, ho sentito e credo che tu abbia ragione. Delfina, mi dispiace che questa nostra storia debba finire così, ma... io non posso rinunciare a quello che provo per Florencia. E credo che sia meglio per noi due e per il bambino. Per favore, chiudiamo questa storia per sempre. Che se siete... Porque lo ha perdido todo, tan ausente, tan aislado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Como un nudo en la garganta y un dolor que...
acaba, che si sente. Ora per colpa tua, per quello che mi hai fatto dire, sono rimasta sola, non ho più No, io non ti ho sentita. Ti sei sbagliata. Non hai fatto le cose, tesoro, come ti ha detto la mamma. Io mi sono sbagliata. È facile incolpare gli altri, mamma. Mi hai fatto dire esattamente quello che voleva sentire Federico per andarsene con Florenzi e lasciarmi sola. Va bene, tesoro, va bene. Ma non so cosa sia successo, ti giuro. La colpa... Fermati un po', calmati, ti prego. La colpa, ti giuro, credimi, è l'arma migliore, amore mio. Io lo facevo sempre con tuo padre e ha sempre funzionato. No, tu hai sbagliato qualcosa. Alla fine della frase... Io ho sbagliato qualcosa, stupida! Sono rimasta sola! No. No. Perché mammina non lo permetterà. Non rimarrai da sola. Non perderai Federico. Noi gli daremo battaglia fino alla fine! Cosa c'è? Non ti piace questo? No, non è questo, no. È proprio il contrario, però... Niente, io ormai sono grande per certe cose. Niente, scusami. Va bene. Sembra che io non impari mai. Sai che... Dopo Flor... Sei l'unica ragazza che mi ha colpito davvero. È incredibile, certo, se tu fossi solo fidanzata, forse... Sono già sposata. Sei già sposata. Io ho una mira per queste cose. Ehi, non rimanerci male, Franco. A volte le cose non sono come vorremmo e non bisogna prendersela, no, ok? No, certo, sì. Forse dovrei imparare a non correre dietro agli amori impossibili. Sarebbe già qualcosa. Beh, sì. Sì. Bene. È meglio che ci salutiamo, io devo tornare a Buenos Aires, quindi... Ma certo, anch'io ho da fare, in realtà ho già perso tutto il pomeriggio. Beh, ci vediamo, Amélie. Ci vediamo, Franco. Ciao. Ciao. Scusami. Che c'è? Noi due non ci vedremo mai più, vero? Non credo. Ma non si può mai sapere, no? Chi può dirlo? Magari uno di questi giorni potremo rivederci e... È stato bello conoscerti, Franco. Mi è piaciuto davvero tanto. Anche a me. Buona fortuna, eh. Ciao. Ciao. Chissà cosa arriverà. Scusate, permesso? Scusate un attimo. Senti, Pepita, con questo piccolo ma emotivo atto ti voglio consegnare questo regalo da parte dei tuoi amici argentini. Le scarpe fortunate, un applauso per Pepita. Torna in Germania. Grazie. Se un giorno rimani senza voce ti metti le scarpe e ti curano subito. Un applauso per le scarpe fortunate. Devi cantare. Maya, possiamo parlare? Lasciami in pace. Senti, voglio parlare con te. Allora me ne vado. Maya, mi vuoi ascoltare? Lasciami. Che ci fai qui, Federico? Sto cercando Florenzia. Ho una notizia che la farà felice. Cos'è successo? Ho appena chiuso la storia con Delfina per sempre. Bene, bene, benissimo. Sai dove è Flor? Non so se sei lì dentro, io devo fare un'altra cosa, ma sono molto contento. Spero tu Grazie. Sia felice. Federico! Federico, tesorino caro! Cosa essere queste grida? Oh, Fräulein Delfina, cosa fare lei qua? Dove sta Federico? Io non sapere essere tanto che lui uscire di villa. Ah, ma lei non stare tanto male. Se non essere per gli fitoni in faccia che sembrare polo brucia che ha tal fono, non stare affatto male. No! Oh, poverina, guardi come sta. Guardi in che condizioni è questa gamba. E dove è andato Federico? A me non dire, ma dalla faccia sembrare molto contento. Io credo a lui avere buona notizia. Permessa? Hai sentito? Hai sentito quello che ha detto? Era contento, se la starà spassando con Flor. Beh, tesoro, non è così grave. Ora dovremo utilizzare la nostra ultima risorsa. È chirurgia estrema e definitiva. Io non voglio più seguire i tuoi consigli, mamma. Guarda come sto. Tattiche, tattiche. Non farò mai più niente di quello che mi dici. Senti, tesorino. Non si tratta solo di te che non hai saputo mantenerti il tuo fidanzatino. Non hai talento per questo, amore mio, evidentemente. Però si tratta anche del mio futuro. È chiaro? Quindi ora dammi il cellulare... Senza fiatare. Vuoi chiamare Federico? No,
te, Federico. In questo momento ci serve qualcuno molto più importante e utile di Federico.